Spiego allora come funziona. Quel padiglione bianco che tu vedi, che abbiamo dovuto allargare perché l'afflusso di pazienti qui è praticamente il doppio di quello che noi ci aspettavamo, quindi noi l'abbiamo raddoppiato, è il triage. Cioè lì vengono assegnati i codici per gravità delle patologie ai pazienti. Abbiamo dovuto riorganizzare anche gli spazi, quindi dedicarne uno alla pediatra, uno alla ginecologa, uno all'ortopedico, l'infettivologo, l'urgentista. Abbiamo dovuto implementare il personale ostetrico, pediatrico, adesso è arrivata una neonatologa e la nostra tenda che era prevista per le malattie infettive attualmente viene utilizzata solo per le ginecologhe per fare i controlli. Ma ci sono anche parti? Ne abbiamo avuti 16. No, è una nota super positiva, quindi è bello in un momento così che ci siano tante nascite, speriamo che questi bambini abbiano un futuro, una nazione che riesca a ricostruirsi. Il grandissimo insegnamento che mi porto via da qui è la generosità. Il popolo turco ha la capacità di dire piangiamo i morti tra un po', uno spirito veramente molto positivo, capace di risolvere un problema, c'è un enorme problema che abbiamo alle spalle e tutti quanti lavoriamo per questo. In questo momento è un popolo che ci ha insegnato veramente tanto a lavorare per ricostruire qualcosa. Evde değildik. Çocuklarımla birlikte annemgile gittik. Annemgilde depreme yakalandık ve dışarı fırladık. O günü anlatılmaz yani. Çok kötü bir gün, çok kötü. Biz dünyanın sonu diye geldiğini tahmin ettik. Şu an hayatımın geri kalanını Konya'da sürdürmeye çalışacağım. Ehi miei amici, quando torno in Italia parlerò di te, della tua famiglia e pregheremo insieme per te. Sizlere çok teşekkür ederim. Allah sizden de razı olsun. Bize çok yardımcı oldunuz. Come ti chiami? Bianca. Bianca, quanti anni hai? 12. Ci sono bambini dell'Italia, del mio paese, che ti vogliono bene. Cosa vuoi dirgli? Jasmine. Jasmine. Sara. Sara.